Ciao ragazzi, sono uscita da scuola per andare a rinnovare la carta d'identità. Dopo avremo delle commissioni da fare e con Ani, quando ci sarà anche lei, vi diremo una cosa che venerdì faremo. Ma adesso, a dopo, ciao! Amore, togliamo il grembiule perché dobbiamo andare a fare la foto per la carta d'identità elettronica e poi pranziamo, poi facciamo una commissione, poi ci vediamo oggi con Anastasia e sveliamo una cosa bellissima. Quanto sei contenta tu? 100.580 milioni di milioni di milioni di miliardi di miliardi di milioni di miliardi di miliardi. Infinito. Quelli che stai studiando, insomma. Allora, cucciolini, siamo in comune, Vanessa si sta preparando per fare la fototessera. Ma visto che eravamo in anticipo, siamo passati da Zara per fare un piccolissimo shopping che adesso vi farò vedere. Guardate, uno e due. Stracogli. Sì, esatto, tutti i tuoi. Adesso vai a fare la foto per favore perché abbiamo il numero già prenotato. Dai, metto i soldini. Sì. Abbiamo perso il turno e quindi speriamo che adesso ci fanno passare. Ho fame. Tu? Adesso andiamo a pranzo, Allora amore, carta d'identità fatta, adesso dobbiamo solo attendere che arrivi a casa. Hai il singhiozzo? Sì. Adesso siamo al ristorante, mangiamo e torniamo a scuola. Perché questa uscita mi è costata un botto. La prossima volta la carta d'identità la facciamo in videochiamata, ok? Tra 5 anni. Quasi finito, ma ci dedichiamo anche a questo momento di dolcezza e di golosità con un buon gelato alla Nutella. Guarda, Vanessa, quando Anastasia vedrà questo video, secondo me non ci rivolgerà più la parola per i prossimi 2 mesi, che bello. Dai che andiamo a scuola, è buona? Pranzo finito, hai messo il grembiule. Adesso ritorni a scuola fino alle 4:30 e ci vediamo dopo con Anastasia, ok amore? Okay. E poi sveliamo la nostra super sorpresa. Cucciolini, ho portato Vanessa a scuola e sono tutti al parchetto e guardate un po' chi c'è! Guardate un po' chi c'è, la mia bambina, ciao! Ma come stai amore? Sai che ti ho comprato delle cosine da Zara? Poi stasera te le faccio vedere. Ok cucciolini, pausa pranzo finita, ma avete visto che carina anche Anastasia che giocava al parchetto con i suoi compagni. Adesso però è giunta l'ora di andarle a riprendere a scuola, quindi dobbiamo portare Anastasia un attimino dalla pediatra per fare una visita e poi vi svegliamo il nostro super segreto. Siete curiosi? Scrivetemi nei commenti se siete curiosi. Allora ragazzine mie, ciao, bentornata Vanessa. Ciao amore mio, mangia pure, fai merenda, non ti preoccupare. Siamo arrivate dalla pediatra. Allora Ani, abbiamo detto ai nostri cucciolini che dobbiamo dire una cosa speciale oggi. Però ancora non lo diciamo. Quale? Che ci quello che dobbiamo fare a casa dopo. No, ma veramente? Sì, veramentissimo. Oggi è una giornata super impegnativa, non oso immaginare tu domani. Tu riprendi me e io mi vedo allo specchietto. Ah sì? Ti vedi allo specchietto? È vero! niente, andiamo dalla pediatra perché poi dobbiamo andare a prendere le torte perché Vanessa domani deve portarle a scuola perché è il suo compleanno. Ma cosa ha? Fuori! Andiamo, dai. Ani, sei contenta? Sì! Di quello che dobbiamo fare dopo? Sì. Ok. Andiamo, che poi dobbiamo andare a prendere le torte per te, mannaggia. Esatto. Auguri. Domani, mi raccomando, mai gli auguri prima. Ok. Allora, visita finita, benissimo. Andiamo a comprare queste tortine e poi corriamo a casa perché si sta facendo tardi. Dove sei? Ciao. Quindi tu devi prendere le torte anche da bere? Sì. Ma non troppo, Vane. No. Ah, ok. Allora, dai, Vane. Pandistelle. E? E poi io. Questa? No, con le albicocche no? E no, perché il mio compagno è allergico al cioccolato. Ma chi? Daniel. È allergico al cioccolato? Daniel? Sì. E la pandistella è tutta cioccolato? Infatti. Ah, quindi, allora la torta parla. E' questo, la ciambella, buonissima. Ok, ciambella quindi? Bravissima. Sì, e da bere. E adesso andiamo a prendere da bere e poi andiamo a casa che sono distrutta, ok? Okay. Allora, siamo tornate a casa, qua ci sono le bevande e il cibo che Vanessa domani porterà a scuola perché tra poche ore questa signorina compie 10 anni.
Dai ragazzi, vuoi far vedere cosa abbiamo comprato per domani? Anastasia sgranocchia sempre, hai fame amore, però non mangiare più che dopo ceniamo, i dai. Bicchieri. I bicchieri, molto importanti, altrimenti tagliamo con le mani. E la ciambella? La ciambella perché, sì. Perché il mio compagno è allergico al cioccolato. Allergico al cioccolato, e fantastico. Per lui che è allergico al cioccolato. Un pan di stella intero. Questi sono per la merenda vostra. Le lettere, amore? O i numeri? I numeri. Ho capito le lettere. No, c'è anche lo zero. Il numero 10 e i tovagliolini rossi. Red. A proposito di red, Anastasia, vieni qua che dobbiamo dire una cosa. A proposito di red. No, lo diciamo insieme. Domani in quel sacchetto metti le bevande. Solo le bevande, amore. Perché tutto è troppo. Va bene. Stavamo dicendo. No, ma le bevande adesso, Vanessa, mettile in frigo. Cosa le lascia fare là? Mettile in frigo che si raffreddano. Poi domani mattina ce le ricorderemo. Muoviti che dobbiamo dire una cosa importantissimissima. Vieni Vanessa. Aspetta. Fino a 10 e le diciamo. Vabbè, vedi con tua sorella. Allora, a proposito di red, perché abbiamo parlato in inglese? Perché? Dove andiamo? Oggi facciamo le valigie. Per andare dove? In Inghilterra. Dove? In Inghilterra. Da chi? Da Inghilterra. Sì, sì. Per l'Inghilterra. Andiamo da Isabella e Aria e festeggeremo anche lì il tuo compleanno, quindi... Venerdì partiremo, ragazze, siamo super contente perché dovete sapere, cucciolini, quante volte siete state in Inghilterra da Isabella e Aria? Uno, due, tre. Esatto. Zero. Esatto, perché c'è la storia del passaporto e noi il passaporto non lo avevamo, adesso lo abbiamo e si parte. Siete contente? Domani si parte. Non è vero, domani è il tuo compleanno, giovedì si va a scuola e venerdì si parte. Due, tre. Ragazzi, dobbiamo andare a preparare gli zainetti. Andiamo? Ah, calma. No, amore, tu non ti devi agitare. A proposito di zainetti... Anastasia, stop, se no non ti porto. Andiamo a vedere che oggi ti ho comprato alcune cosine e ho messo sul letto tutto quel... Anastasia! Quasi la lasciamo a Novara. Che dici dal nonno, col nonno sì, che non viene? Ah, ma con chi partiamo? Con la nonna e Daniel. Con Daniel, il nostro fratellone, la nonna Elisa e papà Uglia. Sì. Vieni che ti ho messo tutto sul letto perché devi provare tutto. Quello che abbiamo comprato stamattina. Ok. Ecco a voi un casino di vestiti. A te ti ho preso qualcosina, ma perché tu hai già tutto. Ti piace questo completino di Minnie? Sì, amore, è tuo. No, quelle sono sue. E poi questi qua sono per te anche. Ma che belli, morbidi. Anche questa. No, molla. Tu, a te le magliette le ho già comprate, te lo ricordi quando siamo andati all'Okaibi? Sì. Ah, ecco. Adesso però non ti ci sedere sopra. Guarda che bello. Quello lì però, Vanessa, io vorrei che tu lo provassi. Secondo me è un po' grosso, eh. Ma a me piace. Ho capito. Poi ce l'ha sopra meglio. Sì, quello è vero, con la felpa sì. Adesso magari... No, ma secondo me va bene, bellissimo. Che oca. Dove vai? Allora, Vanessa, devi provarti tutto. Ti do 5 minuti, non di più. Sembri l'omino Michelin. Tu non sai chi è l'omino Michelin, ma noi della mia età, sì, della mia annata. Avanti. Chi è? Avanti. Ma perché? Cioè, anche il gatto ti guarda male, Anastasia. Anche il gatto. Non ci posso credere. Io non ce la posso fare con te, Anastasia. Hai distrutto il sacchetto. Complimenti. Se io devo cambiare qualcosa, dove lo metto? Eh? Dove lo metto? In questo. No? Esci fuori, Anastasia.
Vanessa, ti do 5 minuti per provare. Anastasia, tu rimani a Novara, a Londra non vieni. Anastasia, hai provato la tuta che ti ho comprata da Gina Zara? Ma è bellissima, è topina. Te la vuoi portare in Inghilterra? Ok. Puoi anche partire con questa direttamente, che è comoda. Adesso è caldo, ma quando partiremo, che sono le 7 del mattino, fidati che non avrai caldo. In Inghilterra ci sono 10 gradi. Per me ci sta, eh. Tanto noi atterriamo in Inghilterra e ci saranno 10 gradi. Belli! Ti vanno stretti? No, vero? Perfetto, amore. Dai, continuate così che poi decidiamo cosa portare. Non è che possiamo... Non è che possiamo portare il mondo. Scusa, Anastasia, non mi ero accorta che eri nuda. Non è che possiamo portare il mondo perché abbiamo solo lo zainetto, eh. Poi sono solo 3 giorni. Provo anche questo e le faccio vedere poi. Sì, certo. Allora, bimbe, ci siamo. Abbiamo provato tutto, tutto perfetto. Isabella aveva dimenticato quest'estate al mare quella collana. Mettila in una taschina, non quella, no. Non ce l'hai una cerniera. No, al mio compleanno gli diamo il suo regalino. Che poi, noi facciamo vedere. Esatto. E riporto anche quello di Isabella. Avevamo preso un regalo a Isabella quando siamo stati in crociera ad aprile e ci siamo dimenticati di portarlo. Anzi, di darglielo, perché sì. Lei è venuta dopo. No, sì, è venuta a Pasqua, va bene. E quindi glielo daremo adesso. E riporto anche quello di Aria io. Sì, Aria ha compiuto gli anni da poco, quindi portiamo un altro regalo anche ad Aria. E poi, vabbè, faremo quello che vogliamo. Bimbe, avete scelto gli zainetti. Adesso, la cosa importante è, come volete partire? Noi partiremo da Novara alle 7 del mattino, quindi farà molto freddo. E atterreremo in Inghilterra, dove farà ancora freddo. Che bello, finalmente un po' d'aria fresca. Quindi, Vanessa, decidiamo come partire. Così li mettiamo da parte. Io prima, allora, la maestra, la zia dov'è? A Londra, no? La zia non è a Londra, è in un altro paese. Come si chiama? St. Albans. St. Albans. Perché? Ehi, Google. Allora, questo venerdì sarà il 13. Ehi, Google. Mamma mia, partiamo di venerdì 13. Venerdì a St. Albans. St. Albans. Che gradi ci saranno? Venerdì a 100 ci si aspetta una massima. Dove? Aspetta, a 100. Senti, Vanessa, te lo dico io. Glielo dico io, Google. No. Ok, vai. Ehi, Google. Quanti gradi ci saranno a St. Albans? Venerdì. Ma perché St. Paul? Venerdì a St. Paul ci sarà una temperatura di 9 gradi. Senti, non capisce? Te lo Saint dico io. Paul. Anastasia, sei comoda? Okay. Allora, Vanessa, io se fossi in te partirei con la tuta bianca. No, decidi. Io parto con quella. Ok, con che... allora decidiamo e poi facciamo vedere i nostri cucciolini, ok? No, allora sì. Io lo so, parto con quella di Minnie. Vuoi già partire con la tuta di Minnie? Ti ricordo che tu hai delle tute bellissime nuove che abbiamo appena comprato. Con questa? Che è quella che avevo detto io. Vabbè. Sì. Poi con questa maglietta. Non so, quella bianca. Quella bianca e la felpa. Voglio partire con questa. Guardate. Sì. Però, ok, col completino di Minnie che ti ho comprato oggi. Va bene. Poi ti porti questi, perfetto. Me li metto intanto, sono già piegati. Va benissimo, cerca di tenerli piegati. Ma amore, ma usi quello tu di zaino? Ok, con questo parti. E poi Ani, va benissimo tenere le tute che tanto sono comode, che sabato passeremo tutto il giorno a Londra. Tutto il giorno? Sì, mentre domenica a pranzo saremo fuori a pranzo in un locale antichissimo di St. Albans. E poi la sera festeggeremo il compleanno di Vanessa. Quindi, amore, scegli un completino un po' elegante, dai, per domenica. Un vestitino. Ce l'hai un bel vestitino? Sì, sono appesi nell'armadio i vestitini. Dove c'è Vanessina? Scelto per allora, vestitino questo. Ok, adesso. Per domenica hai scelto questo. Sei visto poco, però. Io per domenica questo. Tu per domenica metti il completo quello grigio elegante. Guarda, anche i pantaloni beige, Vanessa. No. Allora, questo. Ah, Vanessa, ti stai portando tutto? Ok, ragazzi, quindi aspetta, dimmi, dai. Guardate, così, uno, no, e se un giorno fa caldo? Posso fare uno, poi due, poi tre. Ok, bravissima. Ma se un giorno fa caldo? Non fa caldo, amore. No. No, ascoltami, potete portarvele un paio di magliette a maniche corte, ah, eh? Sì? Eh certo. Sì? Sì, quella così, giusto per scrupolo. Il pigiama, le mutandine, allora, e qualche maglietta a maniche corte che vuoi prendere? Va bene. Ma quello è di beige.
Sì, amore, però non è detto che tu la userai, perché sabato comunque ci sono forse 13 o 14 gradi, mentre domenica 11, quindi farà molto freddo. Io te la faccio portare giusto per. Quante magliette, maniche corte? Ma io direi una. Una? Sì. Ani, hai messo le calze? Sì, benissimo. Ora le mutande. Brava, quattro mutandine, vai a prenderle. Perché tre calze, quattro mutandine? Perché ti una mutanda sempre in più, dai. Sì. Ok? Dai, vai a prendere. Basta, poi. Sì, poi. Porto un profumo. No, non si può sull'aereo, lascia stare. Il tuo zainetto? Come? Il tuo zainetto? Deve essere molto piccolo. Prima tu ce l'hai piccolini, dai, potrebbe andare. E voi non ve lo portate? Un profumo? No, la valigia. Lo zainetto? Sì, poi io me la faccio, non ti preoccupare. La valigia? No, lo zainetto anch'io, Vanessina. Ho fatto lo zaino. Tu hai finito lo zainetto, Vanessina sta finendo le ultime cosine e abbiamo guardato le temperature. Allora, il giorno che partiamo, dalle 6 a mezzogiorno ci saranno meno 2 gradi. Allora, ma poi tanto torniamo qua, in Africa. Sì, ragazzi, in Africa fa caldissimo qua. Qua ci sono 31 gradi, no, cioè, c'è da morire, io non ce la faccio più. Ragazzi, abbiamo ancora il condizionatore acceso al 10 di ottobre, ma vi rendete conto? E sorridiamo ricche. Comunque, ascoltatemi, abbiamo portato tutto, brava Vanessa, le mutandine. Tienine una così la provi stasera dopo la doccia, ok? Va bene. Ragazzi, io direi di salutare perché devo preparare la cena, sono stanchissima. E anche voi. Tu, Vanessa, devi fare i compiti, eh? Sì. Sì? Devi fare inglese e matematica, lo sai. Lo spazzolino l'hai già messo? Perché poi. Sì? Va bene, tanto poi ricontrolleremo tutto giovedì, va bene? Salutiamo i nostri cucciolini. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate.